Alle nostre spalle il Palazzo di Vetro dell'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite. Oggi ho il piacere di avere con me l'amica Angelica De Vito. La definisco un'amica perché ci conosciamo da tempo. Ho voluto fare questo focus, questo approfondimento per poter conoscere un po' di più della bella storia di Angelica, da Napoli a New York. Lei Grazie. È in carica presso la missione del Costa Rica e sta facendo un grande lavoro. Angelica, ti vorrei chiedere come ci sei arrivata qui all'ONU? Tanto studio. Questa è sicuramente la prima risposta che potrei dare. Io sono partita dalla periferia nord di Napoli, ho studiato presso la Federico II e grazie ad una serie di master svolti all'estero con borse di studio pagate da fondazioni napoletane, tra cui l'Alessandro Pavesi, e attraverso i programmi di internship ed externship dell'università sono venuta un po' a contatto col mondo delle Nazioni Unite. Da qui parte la collaborazione con la missione del Costa Rica e in particolare io mi occupo di cambiamenti climatici e Women Empowerment. E infatti diremo qualcosa anche dopo su un reportage al quale hai lavorato, anche in veste di, si può dire, di giornalista, di documentarista, però mi interessava molto, Angelica, questo aspetto che hai sottolineato, un percorso formativo che nasce a Napoli, che si evolve a Napoli e che poi ti proietta nel mondo. Quanto è stato importante per te, determinante, l'essere napoletana? È stato fondamentale, forse è stata la qualità che tutti i miei professori, i miei colleghi hanno voluto sottolineare. Primo per la capacità di comunicare, anche sì. Al di là di quelle che potevano essere iniziali barriere linguistiche. Per cui ho detto, io non ho avuto possibilità di studiare inglese. Quindi i primi anni, appena sono venuta qui, mi è stato molto d'aiuto questo okay. Essere spontanea e avere tipico di noi napoletani e comunicare tutto ciò che mi attraversava nel modo più chiaro possibile, okay. Anche se non attraverso parole molto specifiche. Quindi questo senso dell'avventura, dell'impresa, ma soprattutto dell'impegno. Noi veniamo da una città molto complicata, ma che nel mondo ci permette di avere degli strumenti che altri non hanno. E sicuramente tra questi vi è molto la solidarietà, l'empatia e l'umanità. Mi fa piacere sottolineare questo, volevo un po' estrarre questo dalla storia di Angelica, che è una bella storia, che è anche di speranza, no? Per i giovani universitari e di incoraggiamento per tanti che sognano di fare un percorso. New York è vista un po' come una meta, forse un passaggio fondamentale per una carriera con una proiezione internazionale. E ti voglio fare quest'ultima domanda, Angelica, lo accennavo prima, sei stata impegnata anche nella registrazione di un documentario sui cambiamenti climatici. Perché ti sei interessata a questo tema? Quanto credi sia importante e che consiste questo lavoro che è stato presentato anche in Italia? Dici qualcosa. Allora, diciamo che il lavoro è su più aspetti. Io sono partita da uno studio di diritti umani, che è la mia materia principe, e ho visto come i rifugiati e gli immigrati che io aiutavo in Italia o in Sud America in realtà si stavano iniziando a muovere per ragioni diverse da quella che era semplicemente la voglia di costruire un nuovo percorso economico o formativo. Tra queste c'era la mancanza di acqua, la mancanza di cibo, e da qui quindi lo studio dei cambiamenti climatici. È un peccato vedere che per studiare i cambiamenti climatici io sia dovuta espatriare da una terra che non avrei mai lasciato. Però arrivare qui mi ha permesso di andare a Puerto Rico e vedere quello che è stato il primo evento considerato il più importante per una presa di coscienza dei cambiamenti climatici e dell'impatto che il clima sta avendo sui diritti umani. Quindi il mio lavoro consiste nel riuscire quasi a proiettare quello che è un diritto che si spera verrà attestato qui proprio alle Nazioni Unite, che è il diritto a vivere in un ambiente salubre, che noi siamo fortunati di aver già all'interno della nostra Costituzione italiana, ma che ha bisogno solo di un nuovo respiro. Di un'applicazione esatto, vera. Internazionale soprattutto. Angelica, allora, come diciamo noi, il meglio deve ancora venire, ti auspichiamo grandi cose, grandi Grazie. Progetti. Concludi tu con un saluto, ma ti manca Napoli? Mi manca tantissimo, vorrei tanto tornare. Ecco, il mio saluto e il mio auspicio è quello di avere tutti gli strumenti necessari per fare lo stesso lavoro internazionale sul campo che si fa qui in Italia. Questo è il mio auspicio e soprattutto ai tanti ragazzi che mi contattano e che mi chiedono come io sia arrivata qui, dico studiate e non perdete la speranza, non ci sono scuse che tengano. Studiare.
grazie e potete grazie. Seguire Angelica, vedere i suoi lavori ovviamente tramite i suoi profili, ne vale veramente la pena. Grazie per averci seguito. Grazie.